3-0 per loro. 3-0 per loro. Innanzitutto, complimenti all'Inter per la partita. Giocato una bella partita. Il terzo gol di Lautaro Martinez di una pregevolezza tecnica veramente enorme. Quindi, chapeau, tanto di cappello alla prestazione dell'Inter. Questa vittoria non toglie gli 890 milioni di debiti, comunque sicuramente è frutto di una prestazione degna e convincente. Prima di parlare di noi, mi piace se vi piace il video e se siete incazzati come me. Iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche ai video. Adesso basta. Adesso basta. Va bene essere indegni gli ultimi 10 minuti con la Roma. Va bene essere indegni in Coppa Italia contro il Torino. Va bene essere indegni nella partita di Lecce, ma indegni contro quelli là? No. Indegni contro di loro in una finale? No. Io non dico che adesso che la Supercoppa vale poco, non ci interessava. Lascio agli altri queste cazzate. Io ci tenevo e come? Ma non siamo scesi in campo ancora, per la seconda volta consecutiva. Non siamo scesi in campo. Errori incredibili. Incredibili. Nessuno che si salva, nessuno. Nessuno. Anzi, vado subito con le pagelle. Tatarusano 5, a prescindere. Calabria 4, Kier 4, Tomori 3, Teo 3, Benasser 4, Tonali 4, Messias 4, Diaz 4. Senza voto perché praticamente non ha giocato, senza voto, nullo, nullo, nullo. Leao 3, Giroud 3, subentranti Decateler, stesso discorso di Diaz, non ha giocato, non ha partecipato, nullo. Kalulu 3. Poi chi è entrato? Origi 3. Dest ha giocato poco senza voto. Rebic ha giocato poco senza voto. Pioli 3. Ma vi rendete conto? Era una finale di Supercoppa. Quantomeno giochiamola. Quantomeno partecipiamo. E invece non ci siamo più, non ci siamo più, non c'è più il gioco, non c'è più la voglia, non c'è più l'orgoglio, non c'è più reazione, non c'è più tecnica, non c'è più tattica, non c'è più nulla. Encefalogramma piatto. Cos'è successo, ragazzi? Cos'è successo? Ci hanno preso a sberle dal primo minuto al 96esimo, ci hanno preso a sberle. Sempre prima sui palloni e sempre in anticipo, sempre liberi, sempre insomma, non ci hanno
non hanno neanche fatto fatica quasi, perché noi non c'eravamo, non c'eravamo. Eravamo quelli di Lecce nel primo tempo. Chi ero? Ma era presentabile Kier stasera in campo. Non che gli altri lo fossero, ma Tomori non ci sta capendo più nulla. Teo Hernandez, dov'è Teo? Ridatemi Teo. Hanno sequestrato Teo e ce l'hanno dato uno finto. Tonali, per quanto bene gli voglio, ma non ci siamo, non ci siamo, non abbiamo anima, non abbiamo cuore, non abbiamo passione in quello che facciamo e non siamo più il Milan che ha vinto lo scudetto, non siamo più, ma neanche il Milan che quantomeno aveva orgoglio quello fino a novembre. Aveva orgoglio, lottava fino all'ultimo alla ricerca della vittoria anche quando le cose non funzionavano. Oggi siamo stati umiliati. Ci tocca venire qui a fare i complimenti a quelli là. Io non ve lo perdono questo. Di dover venire a fare un video post finale di Supercoppa, a fare i complimenti a quelli là perché hanno stradominato la partita, io non ve lo perdono. Cioè l'atteggiamento non ve lo posso perdonare. Noi quando siamo in curva cantiamo sempre una canzone alla fine, comunque vada, no? E quella che fa siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, quella canzone in curva si canta, no? Io stasera non sono con voi, io stasera non sono con voi. Chi era con me a vedere la partita, amici, parenti, non sono con voi. Non sono con voi perché non c'eravate stasera. Non c'eravate. E allora non fate la fila dopo che abbiamo vinto uno scudetto. Non fate la fila a casa Milan a chiedere gli aumenti dell'ingaggio, 7 milioni, 7 milioni e mezzo. Ma il Leao di stasera merita 7 milioni e 7 milioni e mezzo di stipendio. Allora Lautaro quanto deve prendere? 25 milioni di stipendio. Il Leao di stasera va sul mercato immediatamente adesso, perché visto che abbiamo una proprietà che non ha soldi da spendere, no? Insomma, ce lo dice tutti i giorni che non ci sono soldi per comprare questo, non ci sono soldi per comprare quello, non ci sono soldi per comprare qua, non ci sono. Non ci sono i soldi, tant'è che per sostituire il miglior portiere del mondo, che, apro parentesi, misteriosamente non gioca più a calcio da 5 mesi e non si sa quando potrà tornare a farlo, sempre perché il mistero è il quarto mistero di Fatima, perché il Milan non ci comunica cosa succede a Magic Mike Maignan. Chiusa parentesi, ma lo farò in tutti i video, l'ho promesso e lo faccio, lo farò in tutti i video. Quindi, non avendo il portiere migliore del mondo, abbiamo questo Tatarusanu, ma noi andiamo a comprare un portiere a 500.000 euro, perché soldi non ce n'è per andare a prendere Sportiello. Faccio un esempio, non me ne frega un cazzo di Sportiello, cioè non mi interessa. È per fare un esempio, no? Cioè si va dove non ci. Non, insomma, non spendo, non ce n'è di soldi da spendere. E allora io metto sul mercato Leao subito, immediatamente. Se è l'unica strada per riuscire a prendere dei giocatori funzionali che possano migliorare questa squadra che evidentemente qualche problema ce l'ha, no? Siamo d'accordo che ce l'ha qualche problema, anche per quelli che è sempre tutto a posto, tutto bello. E adesso domani mattina Pellegatti ci dirà che abbiamo avuto un cuore enorme
e che in fondo della Supercoppa a noi non interessava, ci interessa la partita di la prossima di martedì a Roma. Ci dirà così domani mattina Carletto Pellegatti, se no non può fare le domande in conferenza stampa, capito? Quindi io penso che anche questi, che va sempre tutto bene, ammetteranno che qualcosa non funziona, giusto? Direi che molto non funziona. E io stasera, e chi era con me, non sono con voi. No, perché siete stati indegni, perché vi siete lasciati umiliare da quelli là. Ho dovuto vedere il Bruce Lee di Vele Padova a bordo campo che ci prendeva per il culo, quello che ha un miliardo di debiti ed è nullatenente. Era lì che ci prendeva per il culo. Per questo io stasera non sono con voi.